Carissimi amici, è arrivato per YouTube e oggi torniamo qua su World War Polygon, praticamente quel gioco simile a Dota F2Wars, ma ambientato durante la guerra dove dobbiamo fare le missioni. Ho già portato un video su questo gioco, vi è piaciuto un sacco, mi fa veramente tanto piacere. Oggi andremo qui a fare il secondo episodio, la seconda parte. Come sempre siete qui sotto tantissimi like, se like che lascerete sarà pari. Il gioco associato sarà Dota F2Wars, se invece like sarà dispari, il gioco associato sarà World War Polygon. Fatemi sapere qui sotto nei commenti a quale gioco siete associati, iscrivetevi al canale con la campanella attiva, così anche voi farete parte della Panino Family. Ma adesso partiamo subito, cominciamo, proseguiamo dove siamo arrivati la volta scorsa. Allora, l'altra volta abbiamo fatto qua OA Beach, ma mi sa che lo devo rifare perché non mi fa sbloccare le altre cose. Devo finire tutte le missioni nella location precedente, quindi continuiamo qua. Ah, ok, quindi ci sono varie missioni. Ma che bello, selezioniamo qua. Qui c'è pure una cesta arrivata al livello 3, quindi ci sono i livelli. Bella sta cosa, mi piace che il gioco è composto a livelli. Tocchiamo go e si parte, si comincia qua per una nuova missione. Chissà chi dovremo affrontare stavolta, chissà. Tocchiamo start mission, si parte ed eccoci qua. Via via via, meno male che sto gioco è guidato, così mi dice proprio lui stesso dove devo andare. Devo avanzare, avanzare e vedere se posso shottare i nemici. Aiuto! Mamma mia, quanti ce ne sono, quanti ce ne sono. No, 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 lasciatemi stare. Tu, che fai da cecchino lì sopra? No, mo ti dovevi mettere a ricaricare le armi. Su, colpisci qua anche questo. Ed eliminatevi tutte. Che roba, che roba. Adesso vediamo qua. C'è qualcuno? Si può entrare di qua? Come potete ben vedere, comunque, lo stile della grafica è simile a quello di Dota F2Wars. Però è migliorato. Cioè, quella grafica è molto più bella. Via, via, via. Ah no, quello è il mio alleato. Colpiamo qua, gli avversari. Distruggi, distruggi, distruggi. No, 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 no. Questi mi stanno facendo il danno. Questi mi fanno il danno velocemente. Ok, no, per sbaglio ho colpito il mio alleato. Ok, facciamo qua headshot. Mi è stato consigliato di colpire alla testa, così faccio praticamente 3 volte il danno. Ok, adesso qua. Ah, supply officer. Così posso avere, ad esempio, non lo so, guardando un video, degli aiuti, ma direi di lasciar perdere. Andiamo qua. Mi dice che devo andare da questo lato. Sì, ma qui ci sta il fuoco. E non mi conviene andare di qua. Perfetto. Allora, se ce la fa sto coso. Siamo arrivati nel checkpoint. E ora cosa succederà mai? Missione completata. Abbiamo completato questa missione. Ok, proseguiamo qua. Vediamo cosa sta succedendo. Un'altra supply crate. Apriamola, vediamo che cosa c'è dentro. Su, apri. Perfetto, un nuovo fucile. Vai, vai, vai. Prendiamo tutto quello che c'è. Veloce, veloce, veloce. E quanti fucili sto trovando qua? Tutti uguali sono. Sembrano tutti uguali. Ah, ok, l'elmo. Questo può essere utile. Può essere utile perché l'elmo mi aumenta la difesa. Poi cos'altro? Una pistola. Sì. Quante robe, quante robe. Che è sta roba? Berserker pill. Prendiamole pure. Forse qualcosa che tipo non so, ci dà la ricarica, ci fa tornare le energie. Cos'è questo? Ma cos'è? Io lo prendo, non lo so. Non sono molto esperto di questi oggetti, però non, nel dubbio io raccolgo tutto. Può sempre servire. Soprattutto qua il lingotto d'oro. Il lingotto d'oro lo prendo molto volentieri. Quello mi servirebbe anche nella realtà, un bel lingotto d'oro. Non mi dispiacerebbe averne uno. Però guardate qua quanta bella roba che abbiamo preso. Perfetto, ti piace il gioco? Sì, ma non in questo momento, cioè devo giocare. Non posso mettermi qua a votare i giochi. Se no avrei fatto un video dove mi mettevo a votare tutti i giochi che ho. Ok, facciamo qua il livello 3. Si prosegue, andiamo avanti con la nostra avventura. E vai, start mission. Cosa dovremmo fare qua? Ah, dobbiamo proseguire dove siamo arrivati prima. Quindi andiamo di qua. Cosa c'è qua? Una porta? Si può aprire la porta? C'è qualcuno? Eh sì che c'è qualcuno. Beh, 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 colpisci, colpisci. E tu cosa vuoi fare? Cosa pretendi di fare? No, guardate, siamo nella torretta di controllo. Si può aprire di qua? No, aiuto, cos'è? Mi ha fatto prendere un colpo. È venuto qua il mio alleato. Su, pianta qua la TNT. Scusa, amichetto, non è per te. Ma ti conviene andartene via? Ti conviene andartene via da lì? fidati. Fidati, meglio che te ne vai. No, perché lì sta per arrivare qualcosa di non tanto. Su, mi fai mettere qua dove c'è il checkpoint. Dov'è? Vabbè, io distruggo qua. Distruggo tutti questi cosi. Su, via, via, via. Elimina, elimina, elimina. Velocemente. Adesso, dove sta il checkpoint? Mi è sparito il checkpoint. Era di là. Era di là. Aiuto. Aiuto. Chi mi sta sparando? Ah, devo andare di qua. Che?
Sto checkpoint va via, poi ritorna, poi ritorna, poi va via. E nel frattempo ho perso energia inutilmente. Sono stato sparato per nulla. Via qui dietro, ok. Qui ci stanno altri. Altri nemici, distrugge qua, che mo vinco io. Che adesso vi sconfiggo io, pianta qua l'altra TNT. Ok, adesso me ne devo andare via dal bunker, via, via, via. Ok, devo killare tutti i nemici. Allora, dove stanno i nemici? Dove si trovano? Qui ce n'è qualcuno, sì, da questo lato ce n'è qualcuno. Via, via, via. No, 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 non ricaricare ora. Non ricaricare, mi sa che a sto giro la perdo. Mi sa che a sto giro la perdo. Perfetto, ok. Ce ne sono altri da queste parti, sì. C'è ancora lui. Cosa pretendevi di fare? Cosa pretendevi di fare? E mo dove devo andare? Qui c'è qualcuno. Ah, devo aiutare. Ho aiutato l'amichetto. Posso aiutare i soldati. A posto. Ho aiutato il mio compagno. Stavo per dire il mio compagno di classe, ma in realtà non è che siamo a scuola qua. Perfetto, vai di qua. E ora facciamo scoppiare le TNT. Guardate qua che bello. Sì, ce l'abbiamo fatta. Missione completata. E anche questa missione è stata completata alla grande. Anche qui abbiamo la chest con i vari oggetti. Cosa troveremo qua? Apri. Un altro shotgun. Perfetto, altre armi che ci servono sempre. Mamma mia, quante armi, quanti fucili. Ok, su su. Va bene, dai. Ho capito più o meno che cosa abbiamo preso. Un altro lingotto d'oro, perfetto. Ok, si prosegue qua con la partita. E adesso dobbiamo fare documenti segreti. Forse qua dobbiamo trovare dei documenti segreti. Non vedo l'ora di provare a fare questo livello. Ok, no, non compro nulla in questo momento. Voglio comunque migliorare l'elmetto. Vai, 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 upgrade, livello 2 dell'elmo. Perfetto, così abbiamo praticamente più resistenza. Tanto qua di monete ne ho. Ha voglia di aver monete. Qui posso proseguire, posso migliorare qualcosa. Che devo fare qua? Allora, torniamo qua. Voglio migliorare il fucile. Perfetto, upgrade. E anche questo è stato migliorato alla grande. Grazie mille, amichetto, che ti stai migliorando tutte le cose. Grazie mille, cos'altro possiamo fare? Ma io migliorerei di nuovo l'elmetto. Non si sa mai. Meglio migliorarlo, tanto qua soldi ne ho. Ha voglia di aver soldi qua. Così abbiamo più difesa. Visto che prima comunque ho ricevuto pure molti danni, meglio migliorare quello che si può migliorare. Ok, miglioriamo anche questo. Upgrade, veloce. Ci stiamo migliorando un bel po' di cose. Le cose saranno comunque molto utili per le prossime missioni, no? Un po' come sui Fallen Maids, che bisogna migliorare pian piano le varie abilità per poter affrontare i livelli più difficili. Cos'altro? Ah, pure M1 Helmet. E miglioriamo niente. Questo non posso migliorare, perché sono rimasto con pochi soldi. E vabbè, non importa. Torniamo qua. E niente, tocchiamo go. Si parte qua con una nuova avventura, con una nuova missione. Documenti segreti. Dobbiamo trovare dei documenti segreti nascosti da qualche parte. Dove saranno mai? Dove saranno mai documenti segreti? Ma io ho tutte le TNT. Ah sì, le ho messe prima. Vai, vai, vai. Sciotta qua. Distruggiamo questi. Distruggiamo tutti quanti. Su. Veloce, veloce, veloce. Anche te. Cosa vuoi fare? Cosa pretendi di fare? Io ora sono un panino potenziato. Sono un panino potenziato e sono più potente. Ah, dobbiamo andare di qua. Quindi velocemente andiamo lungo questo checkpoint. Devo proseguire. Ah, devo raggiungere gli altri amichetti. Ok, e mo qua che devo fare? Cosa devo fare di qua? Mo devo tornare qua. Ma che roba. Su, allora, venite qua. Parliamo con tutti. Devo andare nel bunker. Get to the bunker. E andiamoci. Andiamo lì nel bunker. Dove sta il bunker? Ah, è qua. Devo seguire le impronte, devo seguire il checkpoint. Altrimenti non ci posso arrivare. Vai, 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 prosegui. Dov'è il checkpoint? Dov'è? Ah, devo prima killare tutti i nemici. Nemici, dove siete? Mamma mia, voi che state lì davanti. Sciotta qua. E distrugge. Dove sta l'altro? Stati qua, si è nascosto quello. Vuole fare il furbo e si è nascosto. Ma io ti prenderò. Non puoi nasconderti. Non puoi nasconderti, io mi prenderò il tuo bunker. Perfetto, search. Cerchiamo. Vediamo, sta cercando qua in tutte le varie cose. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Perfetto. E ora devo trovare il secondo bunker per trovare i documenti. Vai, 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 andiamo di qua. Veloce, veloce, veloce. Andiamo da questo lato. Qui c'è un'altra porta. Si può entrare? Sì che si può entrare. Perfetto. Cerchiamo qua, su, su. Vai, amichetto. Cerca quello che riesci a trovare. Tutto quello che c'è di nascosto e di segreto. Vai. Ora dove devo andare? Take secret plans. Ah, devo di nuovo tornare qua. E c'ero prima qua. Ah, ok, perfetto. Devo prendere i piani segreti. Va bene. Report to your commander. Devo reportare tutto il mio commander. Ma dove sta il mio commander? Sta di là. Corri, amichetto. No, però qua ci stanno shottando. Dove stanno i nemici? Dove stanno? Ah, di là stavano. Non li avevo visti. Eravamo di là.
velocemente, corri, corri, corri. Cioè, ma tutto io devo fare. Cioè, gli altri bene o male comunque stanno lì a sparare. Vabbè, non importa, non importa, almeno mi coprono le spalle. Perfetto! Livello superato e completato, prendiamoci la ricompensa e torniamo al menu. Vai, apriamo la chest, vediamo che cosa c'è dentro. Ok, una pistola, perfetto, la prendo volentieri. No, vabbè! Questo cos'è? Una sorta di protezione. Un altro elmetto, perfetto. Vai, 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 amichetto, prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Tutto quello che possiamo prendere. Un altro lingotto d'oro, come sempre, ormai i lingotti d'oro non mancano mai. Magari li trovassi sempre nella vita reale, ma magari non mi dispiacerebbe trovarli. Va bene, dai, direi di fare una cosa, tocchiamo, ok. Per il momento magari direi di fermarci qua con il video, c'è ancora il livello 6 da fare per completare il primo capitolo. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste una terza parte dove andiamo a completare tutto quanto il capitolo e tutto quanto pian piano anche i capitoli successivi. Questo gioco comunque, come potete ben vedere, c'è una storia dietro, le missioni sono suddivise a livelli, quindi più si va avanti più ci saranno missioni e più i livelli diventeranno sempre più difficili. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando spalciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Ci vediamo al prossimo video. Come sempre vi auguro buona giornata, buonanotte. Ciao a tutti e buon paninotte a tutti.